Saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale e oggi presentiamo un bellissimo libro che si intitola Dolcezze dal Medioevo, appunti e ricette di pasticceria medievale di Elisabetta Carli, appena pubblicato da Penna e Papiri. E io, come mia abitudine, lascio subito la parola alla nostra autrice perché ci parli di queste meravigliose dolcezze dal Medioevo. Prego, Elisabetta. Allora, grazie. Innanzitutto vi saluto, un saluto da parte mia. Io ho scritto questo libro pensando un po' a quello che è la mia passione, che è la pasticceria. Lo zucchero è il miglior antidepressivo che esista sul mercato, quindi, ed è a basso costo, e anche se forse dà anche un po' di assuefazione, ma non importa. E ho, diciamo, l'idea è quella di fondo, diciamo, è quella di, creare, di creare un piccolo libro che possa essere utile da tenere in cucina piuttosto che in libreria, no? Quindi sono appunto appunti, ricette, di dolcezze medievali. Come specifico nel libro, è chiaro che il concetto di pasticceria è un concetto moderno, che non può essere così ritenuto medievale, perché come sappiamo, insomma, nei menù medievali il concetto di dolce e di salato non è ben distinto come lo è nella cucina moderna e contemporanea. Era tutto un po' dolce e un po' salato, diciamo, dall'inizio del pasto fino alla fine. Quindi io diciamo che ho preso quelle che secondo me, secondo il mio giudizio, erano delle ricette che possiamo considerare dolci, quindi da oggi le utilizzeremo a fine pasto. Nei vari manoscritti, sono tutti i manoscritti del 300, ecco, questo è importante da specificare. Io ho tralasciato il Mastro Martino De Rossi, no? Che scrive alla fine del 400, che secondo me non è esattamente più una cucina strettamente medievale, ma siamo già, diciamo, a un passo verso il Rinascimento. Quindi, in effetti, Mastro Martino utilizza molto zucchero, molto più di quello che si utilizzava prima. Invece, questi sono manoscritti del 300, partendo da, in primis da Liber de Coquina e poi tutti gli altri, l'anonimo, i vari anonimi, insomma, tutto quello che fa capo a Liber de Coquina. Quindi, ho scelto delle ricette. Importante da dire che sono mie interpretazioni, cioè sono ricette, come sapete, nei ricettari medievali non ci sono dosi, non ci sono tempi di cottura. Quindi, mentre la pasticceria moderna è una scienza esatta, sono scienziati i pasticceri, perché basta pensare a, non so, se mescoliamo farina, burro e zucchero, cambiando le dosi, cambia completamente la ricetta che andiamo a fare, no? Quindi le ricette medievali hanno questa grossa difficoltà, non avendo i dosaggi, non avendo i tempi di cottura, se non un paternostro, due paternostri, insomma, molto vago, sono interpretazioni, diciamo, di queste ricette dolci. E c'è una varietà infinita di ricette, non pensiamo che siano tre cose e via, ci sono tantissime ricette, tantissimi fritti, che ora ormai il carnevale l'abbiamo passato, ma insomma, nel Medioevo si friggeva moltissimo, e cosa c'è di più buono di un fritto dolce? Ecco, nulla. Quindi tante ricette molto varie, ecco, non sono solamente torte, sono molto variegate, ecco, come ricette. Non so, parlami di quelle che, intanto, quella che a te piace di più, che mi sembra già un punto di partenza interessante. Allora, dunque, io ho fatto una scelta di campo, cioè a me piace molto mi piacciono molto le torte ripiene, ce ne sono anche qui ricette, ce ne sono tantissime, e quella più famosa di tutti è la torta imbalconata, che sicuramente conoscerete. È una torta a strati, imbalconata significa proprio a strati, a balconi, cioè sono più strati di sfoglia, all'interno della quale ci sono fichi secchi, latte di mandorla, cioè tutto un tripudio di frutta secca e di spezie. Ed è una torta, ecco, è una torta un po' pesantuccia, diciamo, da servire a fine pasto, però secondo me è quella che incarna meglio di tutte le altre lo spirito proprio medievale, della cucina medievale, perché ci sono le mandorle, ci sono le spezie, c'è la frutta secca, ed è appunto una
è piuttosto impegnativa, ecco, diciamo, soprattutto da mangiare. Però ecco, ripeto, secondo me è proprio è quello che rappresenta meglio la cucina medievale, così come il marzapane, ad esempio, che è un'altra tipicissima ricetta medievale. Il marzapane è semplicemente una miscela di in ugual misura di zucchero e di mandorle tritate. Si fa una sorta di pasta, di impasto, che poi viene racchiuso dentro ravioli, viene racchiuso dentro torte, ed è, come potete immaginare, di una dolcezza, è dolcissimo. Però c'è questo retrogusto amarognolo della mandorla, ed è appunto una preparazione molto diffusa, che poi verrà anche ripresa anche da Mastro Martino, insomma, anche poi dopo. Poi il marzapane, oggi nella cucina, nella pasticceria moderna, il marzapane, insomma, anche questo è un classico, insomma, della pasticceria, la pasticceria a base di mandorla, soprattutto nel sud d'Italia, no? La pasta di mandorla è proprio una tipica meridionale. E poi ci sono le creme, c'è, cioè, non so, lo zabaione, che anche quello è una cosa modernissima, ma esisteva già nel Medioevo, quindi non si utilizza, non chiaramente il marsala, si utilizza il vino bianco, e anche questa è una preparazione cremosa che serviva a rinfrancare gli ammalati, ma noi possiamo benissimo utilizzarla lo stesso appunto a fine pasto. Ci sono delle creme meravigliose a base di farina di riso o di riso, con le mandorle, con chiodi di garofano, le crespelle, tantissime ricette di frittatine variamente aromatizzate. Insomma, ripeto, la varietà è veramente tanta, e io ho provato, diciamo, a scegliere le cose più interessanti, ecco, quelle che a me sembravano più interessanti. Un altro, diciamo, piccolo ostacolo da superare è l'utilizzo di ingredienti che all'epoca erano molto diffusi, oggi un po' meno, e quindi sì, insomma, diciamo che proviamo a fare delle sostituzioni, non so, la farina di riso. Io ho scritto anche che non se ne accorge nessuno se utilizziamo, non so, la fecola di patate, che non è ovviamente medievale, lo so perfettamente. Però per addensare una crema, se vogliamo avere un risultato, soprattutto per chi, insomma, ha le prime armi con la cucina, magari una fecola di patate, un amido di mais, come dire, si fa un po' prima, ecco, però non sono medievali, lo so perfettamente. Per cui anche un po' la difficoltà sta anche un po' nel sostituire, diciamo, quelli che erano gli ingredienti medievali, che l'amidon, ad esempio, che è un ingrediente medievale e oggi non sappiamo neppure più che cosa sia. Quindi per addensare le creme, diciamo che possiamo utilizzare anche questi, ci prendiamo questa licenza poetica, ecco, utilizzando magari degli ingredienti che non sono propriamente medievali, così come in frittura si friggeva con lo strutto. È chiaro che io oggi posso dirvi di friggere con lo strutto, ma diventa un fritto piuttosto pesantuccio, di nuovo, torniamo lì. Quindi un olio di semi, che so perfettamente che non è medievale, però risulta più leggero. Un olio d'oliva ha una profumazione molto intensa, per cui dà una profumazione diversa a quello che vado a friggere, può piacere come non piacere. Quindi, insomma, diciamo che ci sono degli aggiustamenti che, a mio giudizio, nella cucina medievale, non solo nella pasticceria, diciamo più largamente parlando, nella cucina medievale, secondo me sono aggiustamenti che si possono fare, così come l'utilizzo di mezzi moderni. Io ce l'ho il mortaio, per le spezie utilizzo il mortaio, però se devo fare, non so, una crema, utilizzo un mixer ad immersione che va ad elettricità, evidentemente. Quindi diciamo che sono così piccoli aggiustamenti che secondo me però non vanno poi ad inficiare quello che è il risultato finale della preparazione. Beh, anche perché non c'è nessuno in grado di smentirlo, no? Quindi non abbiamo dei Ovviamente. medievali contemporanei che possano dire no, non era esattamente così. Esatto. No, no, beh, ma Esattamente. questo è Beh. normale. Infatti tutte le cene medievali che si organizzano, i pranzi medievali, utilizzano degli aspetti della modernità anche per rendere
il gusto più vicino al palato moderno, no? Rispetto a Certo. quello che avevano Anche loro. quello è un grosso problema perché, appunto, giustamente noi non sappiamo, poi alla fine non lo sappiamo cos'è che mangiassero, come lo, perché ad esempio anche l'uso delle spezie, sicuramente era molto abbondante la quantità di spezie che venivano messe, ma è chiaro che io quando cucino non posso utilizzare quella quantità di spezie, perché poi la gradevolezza è necessaria, cioè io devo comunque, come dire, far accontentare, far piacere anche a chi assaggia le mie cose. Quindi, ripeto, sono aggiustamenti, piccole cose che però, ripeto, secondo me non vanno poi ad inficiare alla fine il prodotto finale. Poi, certo, ci sono anche cose forse un po' troppo libere, vabbè, però insomma, qui si apre un capitolo che lasciamo stare, però piccoli aggiustamenti secondo me si possono fare, anche perché appunto la cucina, io ho una cucina a gas e anche qui il risultato sicuramente è diverso rispetto a cuocere sulle braci ardenti. Io sono molto più avvantaggiata, io posso regolare la temperatura di un forno. Nel Medioevo no, non si poteva fare, cioè sicuramente i cuochi medievali erano molto più bravi di noi, sapevano gestire il fuoco in maniera egregia, cosa che noi abbiamo perso, evidentemente non siamo più in grado di farlo. Cioè, si immagini a cuocere uno zabaione su un fuoco di legna, cioè, e quello in 30 secondi impazzisce, quindi bisogna a essere molto attenti, no? Quindi noi usiamo l'acqua calda, usiamo l'elettricità, usiamo il gas, eccetera, eccetera. Un'altra curiosità, nel volumetto riporti anche le fonti da cui hai preso le ricette? Sì, su tutte le ricette abbiamo aggiunto appunto la fonte. A parte dunque all'inizio del testo ho messo tutto i manoscritti, quindi se uno anche volesse andarseli a cercare, peraltro sono facilissimi perché ormai è tutto online, quindi si accede molto facilmente. Poi per ogni ricetta abbiamo aggiunto il manoscritto da cui è tratto, quindi tenendo presente però ad esempio che il Liber de Coquina ci sono tre redazioni, se non erro, in tutto, quindi io ho messo semplicemente Liber de Coquina, poi vabbè uno può andarsene un po' a cercare, però insomma più o meno i tre manoscritti sono abbastanza simili, insomma. Sì, abbiamo aggiunto perché così uno può andare a verificare anche magari il proprio e dare anche un'interpretazione diversa dalla mia. La cucina è bella anche per quello, no? Perché partendo da una idea, se io e lei ci mettiamo davanti scritta una ricetta, io sono sicura che vengono fuori due cose diverse, anche con le stesse dosi, però c'è questa cosa, no? La ricetta poi alla fine è il cuoco che la fa, che interpreta, diciamo, che dà poi il risultato finale, quello sicuro. Bene, io allora direi che conviene andarselo a comprare per variare un po' il Ma sì, proprio. così per sperimentare qualcos'altro, ecco, diciamo così, qualcos'altro, che poi alla fine penso che vi renderete conto che poi è molto nostro, no? Alla fine non è poi così diverso da quello che siamo soliti mangiare, ecco. Quindi a me non resta che ricordare il titolo, che è Dolcezze dal Medioevo, appunti e ricette di pasticceria medievali di Elisabetta Carli, appena pubblicato dalle edizioni Penna e Papiri. Si può acquistare anche online su Amazon e sul sito di Penna e Papiri. Sì. Sono 96 pagine per 10 euro, quindi acquistandolo online c'è anche il 5% di sconto, per cui ne vale davvero la pena. È buona cosa andarselo a prendere e sperimentare ai fornelli tutto quanto trovate al suo interno. Io ringrazio tantissimo Elisabetta per avercelo presentato, aver accettato il nostro invito. A tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove trovate tutte le video presentazioni che facciamo in abbondanza. Quindi grazie ancora. Prego, a lei, arrivederci, a presto.